Buongiorno a tutti e bentrovati. Siamo nuovamente in diretta come di consueto ormai per darvi tutti gli aggiornamenti sulla ripresa delle attività di interesse culturale e turistico nei comuni del Consorzio. Oggi siamo collegati con Claudia Tramarin, guida escursionistica del Parco del Ticino, nonché guida della Proloco di Robecco sul Naviglio. È collegata oggi con noi Claudia per parlarci di un'iniziativa che si svolgerà a Robecco, intitolata Robecco, un paese tra le acque, patrocinata questa iniziativa dalla Proloco di Robecco sul Naviglio, ma per ulteriori dettagli lascio proprio la parola a Claudia. Buongiorno Claudia, prego. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. E sì, vi volevo raccontare un po' questa ripresa con la Proloco. Ripartiamo parlando del nostro territorio. La Proloco ha sempre fatto visite all'interno delle ville, soprattutto in quest'ultimo periodo, per i problemi che sappiamo, preferiamo proporre dei walking tour, quindi dei tour che si svolgono tutti all'esterno. Questa passeggiata è un evento patrocinato, la seguirò io come guida, appunto Roberto. Ecco un paese fra le acque. Siamo tutti abituati a vedere le bellezze di Robecco, le ville, tutto quello che c'è intorno, ma questa visita guidata vuole proprio fare un po' il punto su quello che è la partenza di tutto quello che vediamo. E la partenza di tutto quello che vediamo è l'acqua, che è la risorsa principale del nostro paese ed è la risorsa che ha permesso proprio di modellare. Tutto quello che noi vediamo c'è grazie all'acqua, che è stata prima l'acqua del Ticino, poi l'acqua del Naviglio, che poi alla fine è sempre acqua del Ticino, un paesaggio agricolo importante ancora oggi, il sistema delle marcite, le risorgive, i fontanili, quindi veramente quest'acqua che è il filo conduttore, del nostro territorio. E la visita, parte proprio da quello. Quindi ce ne sarà una domani, che è il 27 di giugno, poi ce ne saranno altre due, una il 5 di domenica 5 luglio e una domenica 12 luglio alle 18. Poi trovate comunque Tommaso caricherà tutto quanto, così avrete tutti i riferimenti per vedere quando, come e quando prenotare. Avrete tutto. Però c'è anche un'altra cosa che abbiamo fatto ultimamente ed è un modo per poter visitare Robecco anche in autonomia. La Proloco propone sempre tante iniziative, ma ovviamente ci sono tanti turisti di passaggio. Quindi abbiamo creato un'app insieme all'amministrazione comunale e a Italia Nostra, che ci ha supportato con i loro cartelli storici, quelli marroni che ci sono sempre fuori dagli edifici. Abbiamo fatto un'app gratuita, la potete scaricare sui vostri app store, si chiama Robecco sul Naviglio Guida. All'interno trovate tutto quello che vi serve per visitare il territorio, quindi ci sono tutti i siti, tutte le ville, i siti storici, i siti naturalistici, quindi li trovate tutti. È una guida che potete leggere o ascoltare, quindi c'è anche la parte di audioguida. Ci sono i sentieri, questi sentieri sono geolocalizzati, quindi potete tranquillamente pedalare, farla a piedi, comprende sia la zona del Naviglio, quindi il centro storico, che le frazioni, la Vallata, Casterno, veramente ce n'è per tutti. Gusti. Potete allontanarvi dalle vie principali che magari sono un po' più prese d'assalto in questo periodo e farvi una bella pedalata, una bella passeggiata in campagna e vedere tutto quanto. Sui vari siti trovate i cartelli marroni di Italia Nostra con un QR code. Ecco, se avete scaricato la app potete inquadrare il QR code e vi rimanda automaticamente alla pagina dedicata. Quindi speriamo che sia uno strumento utile per scoprire il territorio in autonomia, ma noi ovviamente vi aspettiamo anche a vedere le nostre visite guidate e a partecipare alle nostre iniziative. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che le attività siano interessanti e spero di vedervi a Robecco sul Naviglio presto. Benissimo, grazie, grazie mille a Claudia Tramarin. Ricordiamo sulla pagina Facebook del Consorzio dei Comuni dei Navigli, pubblicheremo subito dopo questo intervento di Claudia il programma completo delle prossime iniziative a Robecco. Vi invitiamo a continuare a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle attività previste da qui in poi e ringraziamo ancora tutti per l'attenzione. A presto, Grazie, grazie. grazie. Arrivederci.